Eccoci qua, siamo tornati sul canale insieme a Giovanni Albanese. Ciao Giovanni, grazie per essere tornato qua a farci compagnia. Ciao, ciao Luca, bentrovati, è un piacere. Non so però se è una buona notizia Perché? Perché ritrovarci non qua. dovrebbe esserlo? Beh, no, ogni tanto facciamo casino quando ci ritroviamo qua insieme, quindi. Ma no, ma fa parte tutto del contenuto, dai, diciamo così. Ma sì, è un piacere. E tra l'altro sul canale di Giovanni dopo uscirà in contemporanea, bene o male, a questo video un nuovo contenuto, quindi vi lascio tutti i tag del canale di Giovanni nel titolo, nella descrizione, fateci un salto perché so che anche lui dopo vuole mettermi un po' in difficoltà, mi ha detto che farà delle cose strane, ho un po' paura anche di quello che mi potrà chiedere Giovanni. Oh, Fa parte del preparati, gioco, mi preparati. Preparati. preparo, inizio a Cioè, scaldarmi. voglio capire, voglio le risposte Vai. dal tifoso Luca Toselli, però Vai. dal tifoso quello vero, perché Luca Toselli è un Quello tifoso vero. di quello vero non c'è niente, tutti uguali dai tifosi, è così. Allora, Giova, io partirei da un piccolo giochino, perché noi ci siamo trovati, secondo me, in aprile, giù di lì, secondo te cos'era? Aprile, mi pare di sì, dopo recuperiamo la data esatta, e qui sul canale avevi fatto una sorta di previsione, avevano detto la tiriamo fuori al 1° di settembre, ma noi la tiriamo fuori anche un po' prima. E adesso andiamo a reagire a quella che era Beh, facciamo un stata. aggiornamento intermedio, dai. Esatto. Andiamo a vedere quello che avevi detto e poi mi racconti cos'è cambiato, cosa cambierà, cosa è rimasto buono e c'è anche qualcosa che purtroppo non si verificherà più, ma andiamo a vedere quello Dai. che era stato detto. Quindi facciamo un gioco, ipoteticamente, il 1° settembre 2024, giorno della chiusura del mercato, ipotizziamo non più Ken, non più Milik, probabilmente non più Bremer, dentro Felipe Anders, ipotizziamo dentro Kop Meyers, ipotizziamo dentro Calafiori e Thiago Motta. Questo potrebbe essere un giochino per ritirarlo fuori il 1° settembre. No. È di Gregorio, questi sono E di 5. Gregorio. Bam! Abbiamo fatto proprio. Bello, bello. Quasi uno per reparto. Più la trattativa Zirkzee scollegata si sta ragionando e si Più sta. ecco, quello lì, secondo me, è un qualcosa di interessante perché, come vedi, ci sta provando il Milan, ci stanno provando tutti a trovare un'intesa in quella triangolazione. Non è che succederà tutto questo, ma nella testa della Juve però c'è la volontà di No, cambiare mettiamo tanto che se non succede, tutto. dai, cioè, Ah, anche, va, boom, vai! mescoliamoci, se no, Luca, se no giochiamo a nascondino. Quindi non giochiamo a nascondino, Ah no, Giovanni? ma no, no. Tra l'altro in quella clip lì c'è da farti i complimenti, io ne ho parlato spesso anche nei video successivi, perché il nome di Di Gregorio, quando era completamente fuori, no? Dall'orbita dei nomi di mercato della Juve, era stato tirato fuori bene o male per le prime volte in quell'occasione, quindi complimentoni per questa dritta. Di Gregorio oggettivamente sarà il numero uno della Juventus e qua allora ti chiedo, strategia Juve sui portieri è quella di rinnovare Perin e cedere Szczęsny e lasciare la titolarità di Gregorio? Dovendo strutturare Di Gregorio come portiere della nuova Juventus di Thiago Motta, perché è abile con i piedi, perché è già abituato a partecipare sia in costruzione che in altre circostanze al lavoro della linea difensiva, così come abbiamo visto al Monza, che tra l'altro nell'ultima stagione ha avuto il maggior numero di tocchi all'interno della propria area. E quindi dovendo strutturare Di Gregorio come portiere della Juve, si ragiona sul vice. E quindi la logica economica ha un peso inevitabilmente perché Szczęsny guadagna 6 milioni e mezzo netti, Perin ne guadagna 1,5. Certo. Entrambi sono dei leader, però sono dei leader diversi e per una questione di costo Szczęsny diciamo, è in uscita con poi adesso una serie di situazioni che riguardano il calciatore perché Szczęsny voleva chiudere la carriera in Europa con la maglia della Juve al Mondiale per Club. Non credo sia preso, almeno per adesso, dalle offerte in Arabia Saudita. Ci sta. Probabilmente qualche traccia negli Stati Uniti si può creare. Ah, in MLS addirittura. Io credo di sì. Secondo me lui in testa aveva già quello lì, ma per l'estate 2025. C'è da capire bene, però è evidente che la Juve, insomma, fatica oggi a ragionare su Szczęsny in organico. Ok, e infatti qua secondo me si sblocca una buona domanda, perché se un paio di mesi fa ormai, forse abbondanti, te avevi già fatto il nome di Di Gregorio e dicevi che per la Juve la porta diventava una priorità e
ultimamente si sta leggendo che proprio per l'approccio di Di Gregorio con i piedi a sviluppare l'azione da dietro sia stata una richiesta di Thiago Motta. Come si incastrano queste due cose? Significa che Juve e Thiago Motta già 2 mesi fa avevano parlato, discusso nome di Gregorio. Vedo che stai sorridendo, vedo che c'è un accenno di sorriso. Come funzionano queste cose? No, funziona semplicemente che nella testa dell'uomo che sta costruendo il futuro della Juventus, Giuntoli, il portiere per Thiago Motta non è Szczęsny ma è Di Gregorio. Non gli vai a prendere il portiere al Bologna per evidente delicatezza, però vai a prendere un portiere con le caratteristiche che servono nel gioco di Thiago Motta. E quindi era una chiamata telefonata quella lì, perché Di Gregorio è cresciuto in un top club, ha fatto la gavetta nelle categorie inferiori, ha dimostrato in Serie A di poterci stare, non è il portiere più bello da vedere, lo paragoniamo a Peruzzi proprio perché non è il portiere più bello da vedere. Glielo auguro di farla, però è il più funzionale e magari replicasse la carriera di Peruzzi. Glielo auguro, esatto. No, ma quindi praticamente, diciamo, Giuntoli già 2-3 mesi fa aveva in mente un determinato tipo di portiere perché sapeva che sarebbe andato su un determinato tipo di profilo di allenatore che ragiona in maniera moderna con il portiere che diventa virtualmente l'uomo in più in fase di costruzione. Ma Giuntoli in primavera dell'anno scorso aveva già individuato Thiago Motta alla Juve. E io me lo ricordo. Poi a un certo punto si parlò di Thiago Motta al Napoli. Secondo me Thiago Motta al Napoli non c'è mai stato. Era Giuntoli, non era. Era non semplicemente era il lavoro di intermediari che lavoravano per Giuntoli. Certo. Non nell'idea del Napoli del futuro, ma della Juve del futuro. Certo. E per questo motivo qua, diciamo, scherzando, ma insomma anche ma non troppo no, sai, un po' con orgoglio, un po' anche con rabbia, come quello che volete, però cioè, io tante volte ho ribadito di aver scritto Thiago Motta alla Juve a maggio dell'anno scorso, un anno perché prima, nell'ultimo anno è sembrato che a volte non si avessero riferimenti. In realtà i riferimenti ci sono stati, semplicemente si faticava a raccontare un qualcosa che si sviluppava in parallelo. Certo. Non nella scorrettezza, perché io credo si sia lavorato comunque nella stessa direzione, però era evidente che la gestione Allegri andava ai titoli di coda e anche quando si è parlato di rinnovo, si è parlato semplicemente di di provare ad alleggerire il costo del tecnico per far cominciare questo nuovo ciclo. Poi alla fine è andata come è andata, io credo Allegri abbia ottenuto e abbia preso in questa risoluzione quello che in qualche modo la Juve poteva proporgli di rinnovo. Quindi alla fine il risparmio è stato per tutti. Ci sono anche rimasto male di questa risoluzione in fretta e in furia, perché a un certo punto ho pensato magari Allegri ha delle proposte dalla Serie A che vuole prendere al volo, invece poi le panchine si sono incastrate in tutt'altro modo, a meno che non ci sia un colpo di scena allucinante Allegri. Ma sai, colpi di scena a giugno secondo me colpi di scena sono pochi, i colpi di scena te li devi aspettare a luglio. Certo. Nell'estate 2014 Allegri trovò squadra a luglio. Eh sì, beh, anche quando lo stesso Conte... Simone Inzaghi, se vogliamo, con Bielsa alla Lazio, quindi è vero. Quindi sai, sono quelle cose che secondo me la verità è che nel rapporto tra la Juve e Allegri non c'era più nulla da dirsi, semplicemente da lasciarsi nel modo migliore per tutti. Certo. E alla fine la risoluzione è stata la cosa... più naturale. E nello stesso video parlavi della difesa. Calafiori era il nome che facevi, mi sembra che si stia rispettando questa aspettativa, però parlavi anche di un Bremer potenzialmente in uscita, ricordo male? Sì, te lo confermo, e invece qui dobbiamo un po' correggere. Benissimo, è una buona notizia, sono contento. perché Thiago Motta è fortemente convinto di poter lavorare su Bremer,
e lo considera un punto fermo della sua nuova difesa. Meno male. Quindi ti confermo che di fronte a offerte straordinarie Bremer può partire. Certo. Però rispetto a quel periodo lì, oggi abbiamo anche le idee più chiare sulle competizioni che faranno i club. È vero. Sì. Sì, il Manchester United fece quel sondaggio a fine gennaio. Potrebbe anche ripalesarsi con una grande offerta. Ma... però io non so se nell'interesse di Bremer potrebbe esserci il trasferimento in un club che non gli dà la possibilità di giocare la Champions League. Alla Juve gioca la Champions League e il Mondiale per club. In Chiaro. Più c'è un allenatore che consolida la sua posizione. Chiaro. Secondo me Bremer oggi è più dentro che fuori la Juve. Chiaro. Calafiori, te lo confermo, però su Calafiori dobbiamo fare un po' di attenzione, perché se col giocatore l'operazione è davvero indirizzata, perché la Juve ha il sì del giocatore, l'accordo di massima sull'ingaggio, ha fatto tutto. Sul Bologna c'è ancora un po' di rigidità. Per la clausola, col Basilea? No, io credo semplicemente Saputo fosse convinto di convincere Thiago Motta a rimanere ancora un altro anno. Diciamo, in questo momento non c'è proprio apertura nei confronti della Juventus, quindi semplicemente la Juve sta aspettando un po' prima di far entrare nel vivo la trattativa per Calafiori, anche perché nel frattempo il Bologna ha anche alzato la richiesta per il calciatore, si parla di 30 milioni. Ma quando parlavamo di Calafiori parlavamo di 20-25. Che era bassi però, cioè nel senso... Sì, era bassa, ma lì era un affare, adesso non è più un affare, è un'operazione strutturata. Che ci può stare, per carità. Però ti segnalo che in parallelo, in alternativa, dovesse tornare utile un'alternativa, secondo me no, secondo me la Juve andrà dritta su Calafiori e alla fine lo porterà a casa. Ok. Però c'è stato anche un approfondimento su Kivior, che Thiago Motta ha allenato allo Spezia. Probabilmente anche perché se il Bologna vuole alzare l'asticella per Calafiori può provare a fare sponda sull'Arsenal, che c'è sulle tracce di Calafiori, comunque c'è stato. Quindi io credo alla fine Calafiori arriverà alla Juventus, perché poi la volontà del giocatore è quella di seguire Thiago Motta. Ripeto, la Juve ha fatto tutto con Calafiori, però bisogna pazientare ancora un po'. Mi pare una di quelle vicende che racconteremo per tutta l'estate, ma che richiederà un po' di pazienza. Sì, secondo me sì. Però. Cioè, io invece, guarda, nella mia ignoranza, perché non sapevo questo sviluppo, ragionavo sul, vabbè, guarda, Calafiori in questo momento è concentrato sull'europeo, alla fine è entrato nella lista, e quindi se ne parlerà quando uscirà l'Italia dall'europeo o quando magari lo vincerà. Quindi io mi immaginavo una roba del genere, invece a te dici si potrà andare ancora più avanti. E anche... Io, ti ripeto, ritengo, poi è chiaro che bisogna aspettare l'europeo, però ritengo la Juve stia aspettando il momento giusto per aprire la trattativa. Tanto la Juve, se apre la trattativa per Calafiori, la apre per chiuderla. Mm-hmm. Avendo fatto tutto col giocatore e il resto. Mm-hmm. E sapendo cosa serve per chiudere Calafiori. Ripeto, in questo momento qua, mi risulta Saputo sia un po' rigido nei confronti della Juventus. Quindi bisogna magari fare sbollire un po' la delusione. Adesso è arrivato Vincenzo Italiano, si comincia a lavorare per il nuovo ciclo, comincia il loro mercato... Secondo me Giuntoli sta semplicemente aspettando il momento giusto per aprire la trattativa. È anche vero che a differenza magari di qualche calciatore che può arrivare, non lo so, come Di Gregorio o come poi ci arriviamo Cop Mainers così, per il ritiro Calafiori sa già cosa vuole Thiago Motta, quindi da quel punto di vista può essere una sorta di assist per la Juve, perché c'è meno bisogno di lavorare sui concetti di Thiago Motta per Calafiori. Invece altri giocatori avrebbero bisogno anche della preparazione estiva per entrare un po' nell'ottica. Quello è fuori discussione, tant'è che il sondaggio per un'eventuale alternativa lo fai con Kivior, cioè un difensore che ha già lavorato con Thiago Motta. Sì, perché quel differenti. Difensore centrale lì è chiave nel gioco di Thiago Motta. Non, certo. E siccome la Juve deve cambiare molto e giocare tante partite sin da subito, ha bisogno di mettere dentro gente pronta per interpretare il gioco di Thiago Motta in tempi utili.
se no bisogna aspettare un po' e diventa rischioso. Chiaro, è una gente pronta e utile per il gioco di Thiago Motta, quindi arriviamo a Cobb Banerjee, che sembra una sorta di nome numero uno nella lista, no? Di Thiago Motta, mi viene a dire così, quantomeno per il centrocampo. Tu ce l'avevi dato già come obiettivo chiaro, definito mesi fa, adesso sembra svilupparsi questa trattativa tra Juve e Atalanta, tra l'altro con accordo già con il giocatore, ho capito bene? Sì, accordo col giocatore, che ha espresso il suo gradimento totale alla Juve, è convinto che possa essere la tappa più giusta per il suo percorso in carriera. Okay. Perché Cobb Banerjee è stato sondato anche da club inglesi importanti, non solo il Liverpool. Però lui è fermamente convinto che la Juve sia la tappa più giusta per lui. E questo insomma, mette le cose in discesa per la Juve. Chiaro che bisogna costruire adesso la trattativa con l'Atalanta, che tiene l'asticella sui 60 milioni. La Juve, ti avevo già detto, farà all-in su Cobb Banerjee e te lo confermo. Sul piano economico si va sui 40-45, più una contropartita tecnica, però ci sono diversi giocatori che potrebbero rientrare nella trattativa e che hanno magari un valore diverso, però superiore. Esatto, cioè se fai 40 più, non lo so, butto uno dei nomi che... O Keno Ealing è un conto, se fai 40 più Huijsen, altro. Huijsen per la Juve vale 30 milioni. Appunto. Quindi, però vediamo, cioè è una trattativa da costruire. Diciamo che la predisposizione è quella di portare avanti il dialogo anche qui per trovare un'intesa. L'Atalanta alla fine sa che deve cedere con Miners perché glielo ha anche promesso. Certo. Cobb Banerjee ha scelto la Juve e la Juve sa che l'Atalanta sotto alcuni parametri non scende, però insomma un incastro lo si deve trovare e c'è la buona volontà di trovarlo. Però perdonami Giovanni, un giocatore che ha offerte dall'Inghilterra dice no, voglio rimanere in Italia, già l'accordo con la Juve, pubblicamente ha già detto io l'anno prossimo non gioco a Bergamo, vado via, non punta tutto in favore della Juventus questa roba, anche magari nel provare a sgonfiare quella valutazione di 60 milioni che secondo me è esagerata ad oggi? Perché sì, però comunque sono evoluzioni che in una trattativa prevedono delle tappe precise. Ok. Quindi al momento in cui la Juve andrà a fare la sua proposta dovrà esserci una controproposta, da quel momento comincia la trattativa. Okay. È normale che la richiesta dell'Atalanta vada sui 60 milioni, così come la Juve ne offrirà 40. Però ci sono i presupposti per venirsi incontro. Tant'è sì, che il primo rilancio annunciato della Juve, che dai 40 si passa ai 45, si mette dentro un giocatore. Insomma, la Juve sta costruendo tutto il percorso per arrivare all'accordo con l'Atalanta e l'Atalanta è giusto che tenga l'asticella alta, perché poi in fase di trattativa si troverà l'intesa migliore per tutti. Sì, diciamo che siamo un po' distanti dai periodi in cui Higuain costa 90, ti do 90, Pjanic costa 40, ti do 40, Vlahovic volti 70, ti do 70. Cioè, altri tempi. Altri tempi, vero? Cioè, mi sembra molto costruzione, molto trattativa, molto stare lì, cercare di inserire magari anche questo giocatore che non è più utile al progetto. Mi sembra... Qui è cambiato anche l'atteggiamento della Juve. Mi pare una Juve molto meno disposta ad andare dietro le aste a rialzo, okay, ma ferma nella propria posizione. Quello ti offre perché quello ti può dare e te lo dà. Oltre non va, piuttosto si trova un compromesso diverso. Ne cerco un altro, certo. Se prima sì, magari era una Juve disposta ad andare dietro alle aste. Ricordo per esempio l'asta su Bremer fu insomma un po' asfissiante, fece fuori l'Inter al secondo terzo rilancio. E sai, i tempi cambiano anche le decisioni, soprattutto sì, cambiano anche le possibilità. Ma ti faccio una domanda, perché l'altro giorno l'ho fatta anche a Romeo, che lui mi ha detto, io non ci avevo mai pensato a questa cosa. Io sono dell'idea che la Juventus quest'anno farà tantissime operazioni di mercato, tre entrate e uscita, considerando proprio
per esempio, Alexandro è un'operazione di mercato in uscita, Di Gregorio è un'operazione di mercato in entrata. Se scambiamo McKennie e Douglas Lewis, sono due operazioni, perché uno lo cedi e uno lo compri. Certo. E gli ho detto, per me arriveremo almeno a 20, quindi, operazioni di mercato. Ma poi ci sto pensando, e passa il tempo, e secondo me 20 sono pochissime. Cioè, quindi qui siamo veramente... Ti faccio la domanda, secondo te quante operazioni ci saranno in totale tra entrata e uscita? Quindi differenze della rosa dell'anno scorso e la rosa che vedremo l'anno prossimo? Perché forse 20 sono... Ma io penso 6-7 giocatori in entrata e si rischia di doverne cedere una decina. Quindi però la rosa è più corta dell'anno scorso, così? No, non è più corta. No, perché? Semplicemente ci sono delle triangolazioni utili. Ok. Nell'andare a ripescare i giovani che abbiamo considerato fino a poco tempo fa delle riserve, okay, che vengono promossi o vengono rivenduti. Ho capito. E se li vai a destinare al mercato, diventa un giochino che ti abbassa leggermente il numero di potenziali titolari, ma ti alza il valore della rosa. Cioè, è inevitabile che la Juve debba fare qualcosa per avvicinare le caratteristiche della squadra più possibile alle idee di Thiago Motta. Dopodiché ci sono una serie di giocatori che devi completamente rivedere. E allora magari ne vendi due, magari dei quinti di centrocampo, Ealing e Kostic, cedi tutti e due. Però per questi due non vai a prendere due giocatori, semplicemente perché stai ragionando su altri ruoli. Di mediani, sì, di mediani veri e propri, tra ragioni su un centrocampo a due, ne prendi quattro. Il quinto, che è Cop Miners, è una sottopunta. Certo. Quindi cambiano totalmente le logiche per andare ad allestire la rosa. Poi è chiaro che devi arrivare al numero solito, ma magari ci arrivi anche integrando qualche giovane che ti costa meno. La struttura base, secondo me, la Juve la farà su 15-16 giocatori. Beh, significa che comunque siamo di fronte a una delle più grandi rivoluzioni di mercato in una singola stagione nella storia della Juve recente. Perché così tanto... È inevitabile. È inevitabile. Ma così come... Guarda, ci saranno delle operazioni di mercato... Antipatiche. No, antipatiche. Mascherate. Ah? Ci sono giocatori che fanno già parte della rosa della Juventus, ma che sono stati utilizzati con logiche diverse. Cioè, ti faccio un esempio. Bremer. Okay. Bremer fu preso perché è il miglior difensore della Serie A nelle ultime due stagioni. Certo. Ma con Allegri ha interpretato la fase difensiva in un modo diverso rispetto a come l'aveva interpretata con Juric, che è molto più vicina come interpretazione a quella di Thiago Motta. Locatelli l'avevi preso perché aveva fatto benissimo nel Sassuolo di De Zerbi. Chiaro. Con Allegri ha fatto il mediano. Non è che ha fatto un passo indietro, però non ha ottimizzato le sue caratteristiche. Locatelli può essere un acquisto. Fatto o può essere una grande delusione con Thiago Motta. Vlahovic nella Fiorentina di Italiano aveva un certo tipo di valore e con Allegri lo abbiamo visto a volte in difficoltà. Adesso vediamo con Thiago Motta. Cioè, ci sono giocatori che tu hai già comprato, ma hai comprato per un valore giustificato dal fatto che siano esaltati in un progetto tecnico più vicino a quello che sta per diventare la Juve, non come è stata la Juve negli ultimi anni. Quindi quelli lì acquisti non sono, però possono essere le rivelazioni nell'idea del tifoso che ha quasi immaginato che Locatelli è un giocatore che non serve. Cioè, o che Vlahovic non sempre convince. O che Bremer, sì, però cambiamolo perché Calafiori è più forte. E, occhio, perché dobbiamo completamente rivalutare tutto. Se mettiamo l'esperienza di Di Gregorio con quella di Szczęsny, è inevitabile farsi venire dei dubbi. Certo. Szczęsny è bello da vedere, Di Gregorio no. Ma Di Gregorio è più funzionale rispetto a Szczęsny.
Quindi dobbiamo entrare in quest'ottica qua. Ci sono giocatori che dentro il progetto di Thiago Motta possono starci benissimo. Ce ne sono altri che dentro il progetto di Thiago Motta rischiano di faticare nell'adeguarsi nelle richieste. Il discorso di Chiesa, per esempio, è significativo e non è il solo. Sì, sì, infatti praticamente negli anni noi abbiamo fatto degli investimenti che una scala da 1 a 10 nelle altre squadre sembravano valere 8 o 9, quando sono arrivati alla Juventus i rendimenti sono stati da 6, 6 e mezzo, e quindi questi giocatori non è che sono davvero al 6, 6 e mezzo, cerchiamo di rivalutarli per farli arrivare a 7, 7 esatto. e mezzo, 8. Okay. Esatto. E Chiesa infatti è uno di quei nomi, adesso fa ridere che nella clip c'era ancora Felipe Anderson che è stato no, un ecco, po'... però ti dico una cosa, vai. Io sono ben contento che in quella clip ci sia Felipe Anderson, okay. perché mi dà l'opportunità di dimostrare come la strategia di questa Juve con Giuntoli sia molto netta sui parametri zero. Chiaro. Perché in quel momento lì, quando l'entourage di Felipe Anderson pensò di voler accelerare i tempi, la Juventus restò ferma sulla sua posizione. Con i parametri zero, Giuntoli, che si è seduto in mille tavoli, oggi non ha ancora chiuso con nessuno. E davvero li porta fino all'ultimo. È un caso, ce l'hai in casa. Perché Rabiot. O così ha fatto la sua offerta, la migliore possibile per trattenere Rabiot. Adesso sta a Rabiot accettare o meno. E se non accetta, si va su un sostituto. I ragionamenti su Douglas Luiz sono aperti anche nell'ottica di dover eventualmente sostituire Rabiot, oltre che rinforzare la mediana con un giocatore. Guarda, la mediana ideale sarebbe Rabiot, Douglas Luiz, Fagioli, Locatelli, più Kop Miners sotto punta. Ah. Scusate, ma forse sta squadra potrebbe essere... È una bella squadra. No, ma infatti ti dico, mi sembra Giuntoli anche molto lungimirante, non solo con quelli che si è ritrovati in scadenza, no? Però stiamo facendo ragionamenti su Szczęsny, dei ragionamenti su McKennie, dei ragionamenti su Chiesa, sono tutti giocatori che scadono nel 2025. Cioè mi sembra quasi che Giuntoli non voglia farsi trovare impreparato tra sei mesi, che gli squilla il cellulare e Chiesa gli dice «Senti, vado a Liverpool gratis». Cioè... Anche il fatto che McKennie gli abbiamo proposto il rinnovo al ribasso, no, nessun problema. Szczęsny rinnovo al ribasso, no, e va bene. Cioè, Ken, sembra... uguale. Anche Ken, Ken. È uguale. Anche Ken. Rifiutato, va via. Ma dobbiamo anche vedere come sia una strategia molto più snella nella gestione. Cioè, Caio Jorge, ti arriva l'offerta da 7 milioni più bonus, a 10 milioni, al massimo puoi prendere 10 milioni, l'hai preso a 2,5, via, lo dai. Cioè, è molto più fluido come mercato in uscita, non stai lì a riflettere che magari tra due anni, poi è chiaro, io lo vedo già che al Cruzeiro Caio Jorge farà 10 gol e ci saranno i commenti sotto le nostre live. Con però l'hai svenduto a 7 milioni. Sì. In Brasile, qua faceva panchina al Frosinone in retrocesso, cioè nel senso sì, non mi strappo i capelli. Però è così, cioè non ci saranno lunghe valutazioni. No, ma sai perché rido? Perché è un mercato molto più fluido. Però più parliamo più quelle 20 operazioni diventano 30, forse 40, aumentando. Sì, perché nei ragionamenti vari Caio Jorge nessuno l'aveva preso in considerazione, chiaro, no? E invece è un'operazione, quindi anche Artur, cioè, per con dire. Le operazioni minori io non so quante operazioni dovrà fare la Juve, ma sicuramente più di 20. Più di 20, infatti ho detto che un giorno mi metto qui con carta e penna e scrivo tutte, così facciamo una prospettiva. E senti, parco attaccanti, che secondo me era quello che un po' più si salvava, nel senso che c'era meno necessità di acquisti, però Ken era fuori a gennaio. Chiesa, sappiamo che in questo momento se arriva uno e gli fa l'offerta, la Juve non è che si metta a piangere. Ieri sera Milik, che purtroppo un brutto infortunio, cioè mi pare di capire che la Juve anche sul mercato davanti sia costretta a ragionarci bene. Davanti ma più che costretta, credo sia intenzionata, perché la verità è che la Juve, a parte Vlahovic che lì
al centro del progetto, con l'idea, secondo me, di valorizzarlo bene per un anno e poi Chiaro. Valutare il futuro. Chiaro. Io credo semplicemente la Juve voglia fare degli attaccanti esterni diversi rispetto a quelli che ha. Per caratteristiche. Le ali, sì, le ali di Thiago Motta sono ali che devono fare tanto sacrificio. Sì. E vero. Qui vanno a rischio tutti, perché Chiesa è un po'... insomma, si adegua poco a determinate richieste, ed è il motivo per cui, secondo me, è più fuori che dentro la Ma nuova un, quindi un motivo tecnico, dici, non economico-contrattuale? Perché per me no, Chiesa no, 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 c'è anche una valutazione tecnica, su Chiesa. Ok. Se su Bremer ti ho detto nell'idea di Thiago Motta è dentro, se su Rabiot ti dico nell'idea di Thiago Motta sarebbe il centrocampista ideale, poi sta al club valutare se dal punto di vista economico conviene tenerlo o no, quindi gli fai la proposta migliore possibile, se non accetta quella è giusto Chiaro. Cambiarlo. Su Chiesa pesa una valutazione tecnica, per caratteristiche Chiesa faticherebbe a trovare una collocazione nella Juve di Thiago Motta, ancora di più quella collocazione che lui vorrebbe, perché lui adesso vuole garanzie più sullo status che sul certo. piano economico, cioè lui certo. vuole essere quel top player yeah. che giustamente sulla carta è Chiesa in questo momento, chiaro, chiaro. E però la Juve fatica in questo momento a strutturarlo da top player in un progetto che lo vede più fuori che dentro, e questo è il problema su Chiesa. Ildiz deve adeguarsi alle richieste di Thiago Motta, però certo. è più giovane, quindi magari sarà più facile convincerlo a partecipare tanto alla fase difensiva. Chiesa, il problema è questo qua, è la ricerca degli attaccanti esterni, va su determinate caratteristiche. Greenwood è l'ala ideale per Thiago Motta. Però insomma adesso vedremo un po' come si evolverà. Io continuo a dire che tra una cosa e un'altra mi pare Morata possa tornare di moda anche Dici? Quest'estate per Milik. Sì, credo di sì, e poi vedremo. Ma sai, è immortale ed è quel giocatore che ti fa l'attaccante esterno, ti corre, ti copre, magari non ti fa mille gol, però nella Juve comunque è uno di esperienza, è uno che non ha bisogno di spiegazioni, è uno che può diventare di riferimento per quei giovani che arrivano dalla seconda squadra, perché lui lo ha fatto Real Madrid. Cioè è in questo momento qua, se andiamo a fare un'analisi, la Juve pecca nei senatori, ne ha pochi all'interno del gruppo. E Morata è un senatore, lo compri un senatore, non compri uno che si deve integrare nel gruppo, ed è una logica che dobbiamo tenere in considerazione. Poi magari non se ne farà nulla, però siccome l'Atletico Madrid nei confronti di Ken ha un interesse, io credo il ragionamento per Morata possa rimanere vivo per questo motivo. Però poi dal punto di vista tattico, se parlavamo di sacrificio sugli esterni, cioè sacrificio nel senso di ritornare, né Greenwood e ovviamente Morata credo che non possa fare quel lavoro, sarebbe anche un po' da vedere. Cioè Morata verrebbe a fare il vice Vlahovic o sarebbe qualcosa in più? Verrebbe a fare il vice Vlahovic, ma strutturato anche nell'idea di poter fare l'attaccante esterno. Ok, in un 4-3-3. Quindi hai una doppia però. Valenza nel ruolo. In un 4-3-3 immagino, non in un 4-2-3-1 con sì, sì, poi Thiago Motta cambia, la verità è che in questo momento qua hai necessità di mettere un vice centravanti, meglio se si può occupare anche le zone esterne dell'attacco. No, ma io quindi... ti dico, per me Morata con Vlahovic, quando hanno giocato insieme con Cuadrado a destra e Dybala dietro, Morata ha giocato molto bene, però ricordo che non era proprio felicissimo di questa cosa. Poi è ovvio che per tornare alla Juve potrebbe essere una motivazione, anche perché Morata, purtroppo, siamo coetanei, iniziamo a dover fare i conti sul fatto che sai, ci sono 32. Scelta di vita, alla fine... L'ultimo esatto. treno, se ami la Juve, lo prendi alla Juve.
La Juve, poi immagino anche la città di Torino, il fatto che la compagna l'abbia conosciuta lì, una serie di cose che sicuramente lo farebbero spostare. Giova, io direi che abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti. Non so se vuoi tirare fuori un jolly come fu Di Gregorio, di quelli che non si sono ancora discussi, non sono ancora usciti. C'hai qualcosa nel Ma calderone? guarda, a parte Morata, Che già un jolly Morata, no, eh. io l'unica cosa che mi sento di dire in questo momento, poi magari avremo altre occasioni per ritrovarci, è che se la Juve riesce a piazzare McKennie all'Aston Villa, Douglas Luiz si fa. Fa un capolavoro, dici, come scambio. Douglas Luiz si fa, ho questa impressione. Quindi sei un buono scambio. Sembrava un nome lì campato in aria, buttato in mezzo, invece mi sa che potrebbe tornare utile. Ogni volta Poi c'è aggiungiamo un questo Salem pezzettino. Eggers che... Guarda se ridi però. Guarda se ridi sul nome di Salem No! Eker. Sul nome di Salem Eker stai ridendo. Oh, non ce l'hai la poker No! face, non ce l'hai. No, ma sai perché sorrido? Perché sono quelle opportunità che becchi strada facendo. Quindi in Certo. questo momento io non me la sento di dirti, ecco, mentre su Di Gregorio lì Era andai molto strutturato. deciso. Dico, su Salemaker è chiaro Occhio. che è un giocatore che però dipende da tante cose, anche dal Milan dipende. Certo. Secondo me il giocatore sarebbe ben felice di seguire Thiago Motta. Anche secondo me. E io credo il Milan qualcosa in casa Juve potrebbe anche pescarlo, quindi Monitoriamo. sarà un'estate. La verità è che è un'estate lunga. Calma, serve la calma. 20 operazioni al giorno Però le facciamo non probabilmente. sottovalutiamo nulla e teniamo presente una cosa. La Juve dovrà cambiare tanto, quindi i giocatori che conoscono già la Serie A, meglio se italiani, in quota nazionale, va bene, ma i giocatori che conoscono la Serie A oggi, nella logica di mercato della Juve, hanno Priorità. assolutamente priorità rispetto agli altri, perché ci Ok. sono tante partite, poco tempo per lavorare, il cambiamento sarà radicale, quindi più metti l'allenatore nelle condizioni di trasmettere subito in tempi utili il suo concetto, meglio è. Tutto Quindi su chiaro. Salemakers vorrei fare un po' di attenzione. Va bene, ci lasciamo allora con questo nome un po' particolare, un po' esotico anche se vogliamo, e ci ritroviamo sul tuo canale per il secondo contenuto. Dove Dai. dovrai dirmi, guarda, le 10 domande, 10 domande a Luca Toselli. Dovrai Ho dirmi tutto paurissimo. quello che vogliono i tifosi della Juve e che è giusto fare arrivare alle orecchie del club. Proviamo, dai, proviamo. Allora andiamo sul tuo canale e facciamo queste 10 domande. Vi aspettiamo lì. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Grazie, Giova.